siamo a Pescara e a fianco a me c'è il presidente nazionale dell'AS ACLI. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, qui siamo all'incontro per il meeting, il decimo meeting che coinvolge un po' tutte le società italiane. Una manifestazione molto attesa da tutti gli atleti. E quindi che cosa ci racconta di questa manifestazione così sentita? Di questa manifestazione ho tanto da raccontarvi, perché io personalmente la vivo da 27 anni, tanti sono gli anni in cui milito nelle Agli. Adesso da presidente ho il piacere, come dire, di presiederla. Che vi dico, è il grande contenitore dell'Unione Sportiva Agli. Noi in questi 5 giorni facciamo campionati, gare, tornei, attività formativa, attività didattica, attività culturali, per dirvi che abbiamo questa grande rassemblement del nuoto, dove abbiamo più di 500 atleti da tutte le parti d'Italia, dai bambini dai 6 anni a oltre 70 anni il master che abbiamo, e questo ci riempie veramente di gioia. Ma stesso abbiamo il calcio in tutte le sue discipline, abbiamo il tennis, abbiamo tutte le pallavolo, pallacanestro, tutto l'insieme di tutto quello che è il cuore delle nostre attività. Questo contenitore, lo Sporting Tour, appunto, li mette tutti insieme, e abbiamo anche abbinato a tutto questo, come di consuetudine, abbiamo abbinato a tutto questo corsi di formazione fiscale, corsi di formazione per giornalisti con i crediti formativi rilasciati dall'Ordine dei giornalisti. Abbiamo avuto ieri mattina qui le principali testate giornalistiche italiane, abbiamo avuto l'ANSA, abbiamo avuto la RAI, abbiamo avuto Sky, abbiamo avuto Corriere dello Sport, Tutto Sport, abbiamo avuto i direttori, i vice direttori, abbiamo avuto esponenti di spicco che parlavano di sport insieme a noi, e quindi è una bella giornata. Una bella giornata, e qui soprattutto vediamo lo sport a 360 gradi, dai più piccoli, dai cosiddetti anche pesciolini per quanto riguarda il nuoto, a, come diceva lei, dagli adulti, quindi complimenti. Grazie, grazie, grazie. Questo è lo spirito nostro, mettere insieme tutti, mettere insieme le famiglie, mettere insieme i ragazzi, creare quei 3 giorni in cui si riforma quel clima fondante che è la famiglia, che è l'amicizia, che è lo stare insieme. In un clima sì, perché poi sono agguerriti, sono pure abbastanza con spirito agonistico, però dove a vincere alla fine la voglia di partecipare, lo sport e il fair play. Quindi questi sono i nostri valori. La ringrazio, complimenti. Complimenti a voi, grazie.